Le vedete queste? Nello scorso video vi ho mostrato il trailer per un film che ho creato utilizzando l'intelligenza artificiale. Però abbiamo bisogno anche di una copertina per il nostro film. Quindi adesso creiamo una copertina per il nostro film utilizzando sempre l'intelligenza artificiale. Non perdiamo tempo e vediamo come fare. Allora, per prima cosa andiamo sul generatore di immagini di Microsoft che sfrutta l'intelligenza artificiale, che si chiama Bing Image Creator. Se non abbiamo un account Microsoft lo creiamo e dopodiché siamo dentro. Una volta dentro noi daremo il testo all'intelligenza artificiale e avremo quattro risultati, quattro varianti. Io come prompt ho messo: Un poster per un film su un ragazzino che cerca una pietra in uno scenario apocalittico. ed ecco i quattro risultati, sono tutti ottimi risultati, ma quello che mi piace di più è questo. Questo ragazzino con la pietra in mano, secondo me è perfetto. Quindi una volta che abbiamo il nostro risultato, scarichiamo l'immagine e andiamo su Photoshop. Le copertine dei film di solito sono 70x100 cm, quindi ho messo questa dimensione e ho importato la nostra immagine. Una volta che ho importato la nostra immagine, per riempire gli spazi vuoti, seleziono lo spazio vuoto e con il riempimento generativo di Photoshop riempio quello spazio in base alla foto. Ed ecco il risultato. A questo punto aggiungo una piccola sfumatura in modo che si può leggere bene il titolo del film, quindi aggiungiamo il titolo, La pietra del destino. Poi aggiungo un piccolo dettaglio nella parte superiore ed il gioco è fatto. Ecco la copertina del nostro film, generata interamente con l'intelligenza artificiale. Tolto il titolo La pietra del destino che l'ho fatto su Illustrator. La pietra del destino, prossimamente in tutti i cinema italiani. Devo dire la verità, a me piace un botto il risultato. Quindi ottimo, ma andiamo avanti. Ora invece genereremo una copertina per il nostro film in stile Disney Pixar. Andiamo sempre su Bing Image Creator. E come prompt ho Un scritto: poster stile Disney Pixar per un film su un ragazzino che cerca una pietra in uno scenario apocalittico. e questo è il risultato. Wow! Fenomenale, assurdo il risultato. E ora facciamo lo stesso procedimento, andiamo su Photoshop e creiamo la nostra copertina. La pietra del destino, prossimamente in tutti i cinema italiani. Ora invece creiamo una copertina in stile Disney Pixar come quelle che stanno girando sul web, anche con il titolo che viene generato direttamente dall'intelligenza artificiale. Quindi semplicemente scriviamo il nostro testo, ma scriviamo il titolo che vogliamo, il testo che vogliamo scritto, tra virgolette. Un poster stile Disney Pixar con scritto Kate, con una ragazzina che vive in un castello incantato. Ed ecco il risultato. Assurdo. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!